Benvenuto o benvenuta in questa meditazione guidata. Faremo un esercizio, una riflessione, una presa di consapevolezza, guardando le cose per come sono realmente, provando a capirle, a comprendere, per poi accettarle e lasciarle andare. A breve dirò alcune frasi, e se qualcuna di queste risuonerà in te qualche particolare emozione o pensiero, lascia che si manifesti liberamente. Parlerò in prima persona, quasi come se fosse una voce dentro di te a parlarti. Lascia che le sensazioni emergano. Siamo qui per riuscire a liberarci, per svuotarci di ciò che non è più necessario ed essere nuovamente leggeri e sereni. Se ti è possibile, siediti o sdraiati in un luogo calmo e rilassante, nella posizione che preferisci. Ma ricorda, qui sei libero di fare quello che vuoi. Non vi sono regole. Nel tuo momento di meditazione e di pace personale. Ti chiedo di essere il più sincero possibile con te stesso, di accettare quello che ti sembra vero, senza vergogna o giudizio. Stai dando il massimo, lo so, e se c'è qualche cosa da migliorare in te, vuol dire che sei umano. Siamo persone in continua evoluzione. Ed è ok avere qualche cosa da sistemare dentro di sé. Non si può e non si deve essere perfetti. La sincerità con se stessi è alla base della pace interiore. Fai un respiro profondo, rilassa le spalle e chiudi gli occhi. Molto bene. Iniziamo. Ho paura di cambiare. Ho paura di dire quello che penso. Non so cosa potrebbe succedere. Ho paura di mostrarmi veramente per quello che sono, perché le persone si sono abituate a vedermi in un modo che ormai non mi rappresenta più, o meglio, non mi ha mai rappresentato. Ho paura. Qualcosa dentro di me si sente in pericolo. Qualcosa dentro di me teme delle conseguenze. Non ho ancora fatto o detto nulla, ma è come se avessi già deciso e non si torna indietro.
sono stanco di avere paura. Ormai mi sto abituando alle sensazioni che mi provoca la paura. Sono costanti e ho tempo di soffermarmi ad osservarle, analizzarle. Sono stanco di assecondare le persone all'immagine che hanno di me, soltanto per non avere inconvenienti. Il mio tempo è prezioso, unico, e non voglio più sprecarlo. Ho paura di iniziare la mia vera vita, quella che dentro me so di volere per davvero. Non capisco come ho fatto tutto questo tempo. Adesso è come essermi svegliato. Ora vedo tutto chiaramente. Devo solo trovare il coraggio. La mia vita è là fuori che mi aspetta. Bene, le frasi sono finite. Fai un respiro profondo. Se qualcuna di queste ha acceso in te una sensazione o un ricordo, un pensiero, ti chiedo semplicemente di guardare quella sensazione, quel ricordo, e immaginarlo con una forma, con un colore, come se fosse qualcosa di concreto che si genera dentro di te ogni volta che pensi a queste frasi. Visualizza questa sensazione dentro di te. E per prima cosa ti chiedo di non giudicarla o cercare di respingerla. Non farà altro che allontanarti dalla comprensione. Io so quanto sia fastidiosa e so quanto vorresti essere già al punto in cui hai risolto tutto. Lo so bene. Sappi che il dolore, l'ansia, le paure, qualsiasi sensazione negativa deve essere attraversata per essere compresa e superata. C'è un'affermazione molto potente che mi aiuta nei momenti di difficoltà. Dietro al muro della paura si trovano le cose che desideri di più. Certo, non è da prendere alla lettera, ma è un semplice aiuto che può essere utilizzato come anche una domanda da porci, per vedere se ci stiamo tirando indietro solo perché abbiamo paura, in una situazione che vorremmo cambiare e che sappiamo quanto staremmo meglio una volta superata. Nonostante la paura sia tanta, quasi da immobilizzarci. Un'altra affermazione che ritengo molto utile è: non puoi fare tutto da solo. La paura ci chiude, ci isola e ci fa sentire come se fossimo gli unici ad avere quel problema,
e quanto nessuno possa capirci. Spesso non lo scopriamo neanche, perché nemmeno ci proviamo a parlarne. È ok chiedere aiuto, anzi, è necessario, e non è una cosa sbagliata di cui vergognarsi. La gioia di essere aiutati, oltre l'inutile orgoglio di pensare di fare tutto da soli, è incomparabile a qualsiasi altra soddisfazione. Ricevere un aiuto è ricevere amore. E l'amore è il contrario della paura. E quando dentro di noi non vi è abbastanza forza per affrontare una certa sfida da soli, chiedere una mano è la cosa più bella che si possa fare. Riporta l'attenzione sulla tua sensazione e comprendila. Osserva come questa possa essere in realtà un messaggio dalla tua anima, un prezioso indizio sulla strada da seguire per trovare la serenità che meriti e che sei destinato a trovare. Prendi per mano le sensazioni che emergono da dentro di te. Non respingerle solo perché sai che ti faranno fare un casino, ribaltando la tua vita sottosopra. Se la tua anima ti manda dei messaggi, è perché forse hai scelto una strada sbagliata. Forse ti sei perso. E allora lei ti ricorda che nelle tasche hai ancora la bussola. Ti basta seguirla. E ricorda, ognuno di noi ha una bussola che punta in una direzione diversa e unica. Non soffrire per questo, ma gioiscine. Che sia sotto forma di ansia, di paura o di rabbia, non soffermarti sull'emozione. Ma vai oltre. Lasciati semplicemente attraversare. Le emozioni, in questo caso, sono un modo per cogliere la tua attenzione, per arrivare alla tua consapevolezza e dirti: vai dentro, vai in profondità. Scendi e osserva ciò di cui hai veramente bisogno. Analizzare concretamente l'emozione dell'ansia o della paura ti farà andare fuori strada, rischiando di trarre ogni giorno una conclusione diversa. Consapevolezza e accettazione oltre ogni cosa. Facendo un respiro profondo, ora immagina di dissolvere questa sensazione.
e imprimere dentro di te il vero messaggio, lasciandolo andare, liberandotene. La verità può essere difficile da accettare, ma è liberatoria. Ora anche tu puoi liberarti di ogni peso, semplicemente lasciando andare, respirando lentamente. Apri il tuo cuore e fai risuonare dentro di te queste parole. Qualsiasi cosa arriva, la lascio arrivare. Qualsiasi cosa resta, la lascio restare. Qualsiasi cosa se ne va, la lascio andare. Da oggi smetto di provare a controllare le conseguenze o le persone che mi circondano. Io sono libero di esprimermi e di essere per come sono fatto veramente. Sono libero e finalmente leggero e sereno, di nuovo in contatto con me stesso e con la mia vera natura. Seguo la mia bussola e mi sento in pace. La mia vita è di nuovo meravigliosa. Ti ringrazio di cuore per l'ascolto. La meditazione è terminata. A presto. Namaste.